Buon pomeriggio, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, siamo in live, io ho un abbassamento di voce. Aspettiamo, voce permettendo che vi collegate tutti. Chiedo scusa, ma ero con la mia mente ero convinta che la diretta fosse oggi alle 15, invece era alle 16, quindi sono da un'ora preparata ad aspettare che si arrivasse l'orario. Ma il bello della diretta è anche questo. Ciao Marinella, ciao Imma Fusaro, ciao Giovanna. Ciao, aspetto che vi collegate tutti, taggate le vostre amiche, le vostre colleghe, perché purtroppo, guarda che voce, perché purtroppo avevo dato come orario le 15, invece era alle 16. Vabbè, dai, anche questa è Veronica, eh? Va bene qua. Ciao Amalia. Ciao Rocca Barbieri, dai, man mano che entrate scrivete da dove state, da dove siete, quindi io sono dalla Lombardia, io sono da Milano, io sono dalla Sicilia, io sono... Ciao Anna Mary, ciao Rossella, ti vedo un po' sfocata, non mi dite così perché io sono al mare, qui non c'è la wifi, in tutto il palazzo nessuno ha la wifi e sono collegata con il cellulare. Però ho fatto le prove con Chiara e Katia e mi hanno detto che si vedeva tutto perfettamente. Quindi l'immagine, aspettate che accendo anche la luce. Ok, vedete così come mi vedete? Ma sono al mare. Ciao da Bologna. Ciao Valeria, ciao Manuela. Ciao Maria Rosa, ciao Angela Minervini. Io sono a Soverato e ribadisco, qui purtroppo, ciao Morena, non c'è, non ho il wifi. Quindi spero che la linea tenga. Io ho fatto le prove con le mie colleghe questa mattina e mi hanno detto sì, si vede bene, tutto chiaro, tutto tranquilla, quindi si vede sfocato. Bene, Rosanna, mi date proprio grande. Devo chiudere la luce, devo tenere la luce accesa. Io sono a Cassano, a Loro, Ionio, provincia di Cosenza. Ciao, 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 Roggiano Gravina. Ciao, ciao a tutti. Ragazzi, purtroppo per l'immagine non vi posso aiutare. Io provo a richiudere la luce, vediamo un attimo. Non si vede bene, andiamo bene. Vedete adesso? Come mi vedete, purtroppo ribadisco, io sono al mare, qui non ho la linea wifi, quindi adesso come mi vedete? Katia Ferretti, finalmente entrata. Dimmi un po', Katia, perché qui dicono che vedono tutto sfocato. Tito, aiutatemi, che qui dicono che mi vedono sfocato. Problema di luce? Io vedo bene, mi dice Tito, quindi forse qualcuno di voi ha problemi di connessione, perché se Tito vede bene, allora il problema non è mio. Intanto iniziamo. Sentite la mia cagnolina sottofondo che abbaia. Ebbene sì, non vi ospito a casa mia. Ma sono al mare per tutto questo periodo estivo, andrò via da Soverato per i primi di settembre, quindi le mie dirette saranno da qui, internet permettendo. Oggi di cosa vi voglio parlare? Allora, sapete bene che già innanzitutto ringrazio ieri Katia con tutto il suo staff perché ieri sera siete stati esplosivi, siete stati fantastici. Io oggi, che sono da sola, invece vi voglio preparare 2 secondi perché sia qui al mare, ma anche altri clienti, mi hanno scritto: Veronica, ci fate vedere dei secondi veloci che si possono fare in 5, 6, massimo 10 minuti, dove si può mettere della verdura anche per i nostri bambini che non mangiano verdura, dei secondi che si possono mangiare sia caldi che freddi?
E allora ho detto va bene, quindi oggi io vi preparerò 2 secondi che li andiamo a realizzare dai 7 ai 10 minuti, quindi battiamo ogni record, e saranno dei secondi con all'interno anche dei contorni. Ciao Stefania! Allora, innanzitutto cosa vado ad utilizzare? Perché sono al mare e qui mi sto adattando, eh? Qui vado ad utilizzare questa fantastica pentola, non so se la conoscete, ma so che le mie colleghe l'hanno già abbastanza spiegata. Che cos'è questa? Questo è il nuovo gioiello Magic Cooker. Abbiamo 2 misure, che ora vi faccio vedere. Abbiamo sia il saltapasta wok e abbiamo anche la misura 20, che è una casseruola. Queste pentole si chiamano perfetta. Sapete perché si chiamano perfetta? Perché sono perfette. Cioè io queste pentole, ok, di diverso dalle altre pentole, la nostra linea perfetta è una pentola realizzata in modo industriale, quindi a differenza delle vulcaniche e delle diamond che in un'ora ne realizzano pochissimi pezzi, meno di 50 pezzi all'ora, qui invece ne andiamo a realizzare a centinaia. Quindi cosa succede? La grande produzione aiuta ad ammortizzare le spese, quindi è un prodotto industriale, non è rifinito a mano, ma ha le stesse caratteristiche della pentola vulcanica. Ha un bordo, come vedete, molto spesso, parliamo di oltre 4,5 mm. È una cosa fantastica il fondo, perché questo fondo, con incluso già lo spargifiamma, che poi ha un fondo di 4,5 mm, non so se lo riuscite a vedere, questa pentola si può utilizzare sia sulla cucina normale, quindi gas, sia su quella elettrica e sia su quella induzione, perché purtroppo quando compriamo le pentole, poi cambiamo piano cottura e abbiamo il problema proprio delle pentole, mentre così queste si comprano una volta, vanno per tutta la vita e le andiamo ad utilizzare sia sull'induzione che sulla cucina normale. Io ora qui cosa vado a preparare? Allora, io qui vado a fare dei petti di pollo. Io li ho già infarinati, ovviamente li ho già, io li ho tagliati a listarelle, poi ovviamente ognuno li fa come meglio crede, li ho già infarinati, ho tolto la farina in eccesso, e ora li vado a mettere nella mia pentola, qui dentro, sono da sola quindi non mi posso riprendere, ma ora vi faccio vedere, e insieme al mio petto di pollo con la farina vado a mettere un po' di olio, giusto un cucchiaio scarso, perché io poi sono perennemente a dieta, quindi uso pochissimo condimento. E questa è un'idea sfiziosa, vi posso garantire che io li faccio spesso e li faccio sia li mangio sia caldi che freddi, a volte li preparo e li mangio anche da freddo, perché sono veramente molto molto buoni. E poi vi farò vedere che metterò sia della verdura fresca che della verdura congelata e porterò tutto insieme a cottura. Ok? Come dice Chiara, ok? Ciao Paola! Gelsomina, tu oggi mi hai assicurato che la linea era impeccabile, quindi io mi sono fidata di te. Non mi guardate i miei capelli, ma sono al mare, quindi qui non c'è parrucco, ma siamo da mare. Fatti sotto il costume, dopo io mi spoglio e me ne vado al mare. Vi ho detto tutto. Ok, vado a mettere giusto un goccino di olio. Un cucchiaio, io vado ad occhio, ma un cucchiaio di olio va più che bene. Ok, vado a mettere su gas. Usate il fornello grande, una fiamma medio-alta, e lo andiamo a mettere sul gas per circa 3 minuti. Siccome qui c'è mia madre, mamma, 3 minuti... cronometra e mi avvisi, perché io qui poi devo chiudere. Ok, nel frattempo che qui si fa a rosolare il petto di pollo, ciao tesoro, sei sempre bene? Ciao Gessomina, tesoro, ma che bellissimo che qua siamo al mare, siamo proprio in condizioni non ti dico. Ok, ora mentre qua cosa mi vado a fare? Una caponata, quindi con la melanzana, è un piatto siciliano, ma io l'ho un pochino rivisto. E
messo dentro, fatto con il pesce. Ovviamente essendo assoverato non può mancare il pesce fresco e non può mancare il peperoncino desoverato. E quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare questa ricettina. Allora, qui ho le melanzane tagliate in modo un pochino grossolano. Vado ad aggiungere dei pomodorini, ok? All'incirca uno o due pomodori, togliete la pelle, io personalmente tolgo la pelle per una questione mia, poi ognuno ovviamente utilizza i propri metodi. E andiamo ad aggiungere qui dentro i capperi, ok? Ok. Metto un pochino di olio, in questo olio c'è anche un po' di peperoncino, e lo vado a mettere un po' qui. Vado a mescolare il tutto, vedete, non so se si vede, ma adesso io mi avvicino, vedete, ok, quindi ci sono capperi, melanzane, paio di pomodori che io ho tolto ovviamente la buccia, però ribadisco anche qui una questione di gusto, ho fatto cadere una melanzana, ok, perfetto. Nel frattempo in questa pentola vado a mettere mezzo cucchiaino di olio, io ho sempre quello col peperoncino, ok, perfetto. Metto un po' di cipolla, io faccio tutto con le mani, che in cucina si usano le mani, mi dicono ma tu con le unghie lunghe fai tutto, faccio tutto. E vado a mettere un po' di aglio, qui tutte le spezie, perché qui al mare, io al balcone ho tutto, mia mamma mi ha detto sei attrezzatissima, certo mamma, e metto un po' di basilico, perché a me piace che si sentono belli gli odori. Ok, accendo il gas e faccio rosolare la cipolla col mio aglietto. Ok, accendo il gas. Nel frattempo ora vado a vedere il mio pollo. Ok, e ho messo qui. Perfetto, lo faccio andare giusto 2 minuti e poi aggiungo le melanzane con i capperi. Nel frattempo cosa faccio io qua? Mi sposto la mia pentola. Tolgo il coperchio sempre in modo orizzontale e vado a dare una mantecata. Ovviamente non si usano i cucchiai che sto usando io, ma sono al mare, ribadisco, e purtroppo mi devo adattare a quello che ho. Però molte mie clienti ci tenevano che io potessi fare una diretta, ed è anche giusto che la faccio io, quindi alle mie clienti ho detto va bene, ve la faccio anch'io. Nel frattempo se avete delle domande fatele, anche perché oggi state fino all'ultimo, perché vi devo dire una grande novità della nostra azienda per quanto riguarda queste pentole. C'è una sorpresona per chi rimane fino all'ultimo, quindi mi raccomando. Rimetto sul gas, aumento un po' la fiamma, ok, perfetto, e faccio andare. Nel frattempo si vede benissimo, meno male. Nel frattempo che qui si sta rosolando, io tolgo e aggiungo alla cipolla che avevo già messo il basilico e l'aglio, vado ad aggiungere il preparato di melanzane, pomodori e capperi. Ok, ora ve lo faccio vedere. Così, vedete? Non sposto il telefono perché ho paura che poi non prende. Non si vede niente quando metti nella pentola. Daniela, purtroppo sono sola qui al mare. Allora, vedete? Se io avvicino il telefono ho paura che perdiamo la connessione. Quindi le mie colleghe mi hanno detto alza la pentola che noi vediamo. Qui dentro io ho messo le melanzane, i pomodori, la cipolla, il basilico e i capperi. Ok. Mescolo, lo metto su fiamma per 7 minuti. Mamma, guarda, 7 minuti. 7 minuti e faccio andare le melanzane con i pomodori e i capperi. Ok? Qui il mio petto di pollo è ben rosolato, quindi cosa vado a fare? Sposto e ora vado a mettere qui dentro nel mio petto di pollo, vediamo se riesco a farvelo vedere. Aspettate, vedete?
Ora io qua vado a mettere le carote a gusto, io ne metto un po', cioè a me piacciono, ma le metto tutte, a me piacciono, e vado a mettere i piselli che vado a prendere direttamente nel congelatore. Quindi vado a mettere i piselli surgelati. Ok, vado a mantecare il tutto, che vi faccio vedere. E ora vi faccio vedere. Ok, vediamo se riesco a farvi vedere che c'è carote, pollo e piselli. Li rimetto qua, lo rimetto sul gas, lo lascio altri 3 minuti e poi vado a metterci un po' d'acqua, se proprio ne vedo che ho bisogno. Per il momento lo lascio così per 3 minuti, ok? Nel frattempo qui avevo detto 7 minuti, mamma, quanto manca? Sento un profumino, io proprio delizioso. Mancano ancora 5 minuti, mi dicono qui. Ok, allora, cosa hanno di particolare questi pentoli? Oggi non sono qui per parlarvi di Magic Cooker, perché già Magic Cooker lo conoscete, perché già ne hanno parlato bene le mie colleghe lunedì e martedì con la demo base, dove spieghiamo le caratteristiche del nostro fantastico Magic Cooker, che io adoro. Ma sono qui oggi per parlarvi di queste pentole, perché vedete, il Magic Cooker ci permette di mangiare bene, di mangiare sano, di mangiare con meno condimento, ci permette di cucinare in modo veloce, ci permette di non avere odori in casa. Per esempio, io a casa mio marito mi diceva sempre, io aprivo le finestre per gli odori e lui mi diceva, chiudi le finestre che c'è l'aria condizionata accesa, a cosa serve l'aria condizionata se tu mi apri le finestre? E io, sì, ma ci sono gli odori. Un battibecco io e mio marito con apri le finestre e chiudi le finestre. Ora io non ce l'ho più questo problema il periodo estivo, perché? Perché apro il condizionatore, sto al fresco, tanto a me i coperchi non mi fanno odori, non sporcano e non fanno assolutamente nulla. Perché? Perché questi coperchi ammortizzano l'80% dei cattivi odori. Ma cosa fa questa pentola? Immaginate, voi sapete bene che Magic Cooker funziona su qualsiasi tipo di pentola, ma immaginate se io ho una pentola che contiene nickel, che contiene PFO, che contiene cadmio. Allora io dico, dove sta la mia salute? Ecco, noi riusciamo a darvi a un prezzo veramente irrisorio, ma veramente irrisorio, delle pentole di grande qualità. Io qui tolgo, mamma che spettacolo, e come ve lo dico, guardate i colori. Ok. Aggiungo giusto un pochino d'acqua. Ok, e aggiungo un po' di salvia, perché a me piacciono queste cose, questi odori io li adoro. Ok, e ho perso il mio rosmarino, è qua, e metto un pochino di questo che a me piace. Mia mamma mi dice si spezzano con le mani, va bene mamma. Oggi ho mamma qui, però mi ha detto non mi riprendere, non mi tienimi distante. Sì mamma, tranquilla. Rimetto sul gas il coperchio. 3 minuti e chiudo, eh? Quindi chi di voi mi guarda 3 minuti? Gelsomina, 3 minuti avvisami che chiudo. Ok, qui invece mancano 2 minuti. Sposto la mia pentola, sposto il mio coperchio in modo orizzontale e vado a controllare. Mamma mia, che ve lo dico a fare, è più uno spettacolo. Ok, cosa vado a fare adesso nelle mie melanzane? Scusami mamma, sono al mare, però vedete come sono brava. Si vedono. Vado ad aggiungere le mie alici. Perdonate, le alicette dentro, ho messo anche un po' di peperoncino disoverato, perché non potevo non mettere il peperoncino disoverato. Ok, e aggiungo un altro goccino di olio, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete?
ta-da-da-da, i colori vivi. E adesso copriamo 3 minuti ed è pronto, chiudo. Allora, 3 minuti e 9 secondi sono pronti. Ma avete visto come sono veloce? Come mi sono già sbrigata? In un attimo. Come dicevo prima, questi tempi non contengono carne, sono delle pentole che io, fatemi passare il termine, è corretto farci capire in modo molto semplice, le definisco bio, perché sono delle pentole che non contengono nulla se non dei minerali. Ora, noi abbiamo la linea alta, che sono le vulcaniche e le diamantiche, io so che molte di voi già avete, e in questo momento abbiamo la promozione del 50%, però hanno un costo importante. Allora, vi faccio il video che sono sicura che non cadrà la connessione di internet. Allora, ribadisco, intanto i piatti sono qui, mio figlio ha detto, mamma, sono una goduria, guardate, guardate i colori. Non so se riesco a rendere l'idea, vedete? Pollo ben risolato, ok? E poi le melanzane col peperoncino risoperato e le acciughine, voilà, anche qua, vedete? Allora, promozione di oggi, da non perdere, €39,90, la nostra casseruola 20, con il fondo che va sia a induzione che sul piano normale, la nostra perfetta, perfetta per fare tutto, perfetta perché è leggera, perfetta perché si adatta a tutti i piani di cottura, perfetta perché è cucita senza condimenti, perfetta perché ha un fondo di 4,5 mm, quindi ti permette una cottura molto più rapida, più veloce, e mantiene i cibi caldi, insomma, perfetta, perfetta per noi, perfetta per tutte noi donne, tutte noi mamme che siamo sempre ai fornelli. Oppure abbiamo la fantastica, io definisco saltapasta wok, perché è un saltapasta in quanto ha un manico, ma è una, diciamo, una wok come profondità, con due prese, e questa a €49,90. L'offerta è che potete prendere o singolarmente, quindi €39,90 e €49,90, o tutte e due insieme a soli €89,90 le nostre due pentole. La cosa bella è che da oggi tutti coloro che prenotano contattando la propria consulente di fiducia possono acquistare oggi, e la consegna la decidete voi anche tra 40-50 giorni. Mi raccomando, non perdete la promozione e non perdete questa grande occasione. Ah, dimenticavo, non dovete dare nessun acconto per prenotare. Che cosa aspetti? Prendi la cornetta, la tua consulente ti aspetta. Ciao!